Sono Francesca e faccio la focaccia genovese. Ah, ecco, vantaggio. Capito, stai attento, capisca lì adesso. Francesca is 96 years old. We are visiting her on a rainy day in the hills above Sori, Liguria. She is sharing how she makes focaccia genovese. Francesca uses around 500 grams of 00 flour for her focaccia, plus a teaspoon of salt. She adds around 200 ml of sourdough starter. Hers has a consistency of thick custard. Questo ha fatto avvampire la focaccia e bisogna aggiungerci, quando ce ne lasciamo un po', si aggiunge, si mette l'acqua e si lascia lì. E visto viene lievito. She pours in 50 ml of olive oil and gradually adds around 320 ml of water. Francesca kneads the dough until it is smooth and stretchy. Eravamo alte così che facevamo già I ravioli. Ci mettevano a tavola più bassa, era più bassa e ci davano la farina a fare I ravioli. E è stata una vita un po' lunga per me. Ci andava a vendere mia mamma, eravamo tre donne. Mio papà è morto che ero piccolina e mio fratello è andato in Russia. Non l'abbiamo più visto e siamo rimasti lì. C'erano due mie sorelle più grandi, ma quelle se ne sono accorte, se ne sono andate nelle suore. Tutte e due. Dopo la differenza degli anni, una è andata a 13 anni, l'altra a 16 anni. E io pianto tanto per quella grande. Mi ha dato, mia mamma mi dava le fotografie e mi diceva e questa è la sorella, no, no, io volo con la grande e ce l'ho rotta. E per farla cuocere bisogna che stia lì almeno 5 ore, sia caldo e sia freddo anche di più, anche 10 ore, perché è lievito madre, non è che fa presto come quello che si compra. Ma è mala morbida e più si assorbata e più viene morbida. The dough now has to be left to rise. She replenishes her sourdough starter, mixing in equal quantities of flour and water. Deve battere bene. She whisks it all together. Questo lievito magro e saranno, possono essere anche 2 anni, perché prima ne avevamo una qualità che mia nuora si è stufata perché non andava bene. Poi siamo stati da una nostra amica e faceva questo, e vedo un po', cuoceva il pane, ce l'ho fatto io e vedo un po', mia nuora non lo voleva. Così me l'ha dato e l'abbiamo fatto e insomma siamo rimasti contenti. Poi bisogna tenerlo in frigo, è ben chiuso, se no scappa, se ne va. Francesca and her family have a wood-burning pizza oven in their garden. Ce la fai con l'accendino, eh? She uses kindling wood to start her fire. She wants hot coals with no flames. While the wood burns, Francesca preps an onion for a topping. She has grown this herself. She slices the bulb and the leaves. Lavoravi? Ho fatto la contadina. Solo la contadina. Sempre la contadina. Se andavamo sui mercati, o forse Sardegna o a Bogliasco. E poi se facciamo tutto. C'erano tanti alberi di pere qua, fichi,
abbiamo tirato fuori tutto per fare la casa, la strada. She sprinkles over some salt and some more olive oil. Ah, questo è il sale che mettiamo per cuocere un po' la cipolla, che poi si mette sulla torta. Sì. You can buy these baking trays in all different sizes in the markets throughout Liguria. Francesca oils hers liberally. Ligurian olive oil, by the way, is soft and grassy tasting. Here is a batch of dough which has been proving since yesterday. It needs to be stretched to fit the tray. No, se ti prendo apri battaglia. Ah, ecco, tanto ti ha de larghe così. Vai te. You can do this with your fingers or toss and pull it between your hands like Francesca does. Io faccio così. Yeah, brilliant. Lei fa un modo, io faccio l'altro. Perché ognuno ha la casa sua. Poi, se ti fai così, guarda un po' Francesca, se ti fai così, quello. Quello che ti vedi è, ecco, brava. Perché sento che lei non ha fatto. Silvana, Francesca's daughter-in-law, dimples the dough with her fingertips, while Francesca adds some oil. Francesca spreads the onion over one focaccia. She leaves the other plain. Before she bakes them, she spritzes a mixture of oil, water and salt over the top of both. This keeps the focaccia from drying out. The dogs are ever hopeful. L'ho fatto per mettere sopra la torta. Quando si mangia, la torta è più morbida. The focaccia has to bake for around 20 minutes. Adesso ci mettiamo anche l'altra. Silvana adds more of the oil mixture halfway through cooking. Ci mettiamo ancora un po' di questa composizione qui di olio, sale, così l'olio d'oliva nostro. Quello ci sta sempre bene sopra. Focaccia genovese is eaten anytime, anywhere throughout Liguria. È pronta. Dai mangiare, venite che ha fame. La salute. La salute. La ricetta quella che adopero io. Gli altri non lo so. La mia ricetta è mangiare poco, dormire poco, mangiare poco. E camminare tanto. E lavorare. E lavorare quello, tanto. Non fermarsi mai. E adesso sono, i primi sono 96, a settembre. E si può campare anche 150 anni. Sicuramente. Passa della gaita. Sono i cani poi mangiano se faccio. Eh sì, non li senti. Buon appetito, Francesca. Buonissimo. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.